sabato domenica 28 aprile 2013 e nonostante non sia un fine settimana illuminato dal sole, allo stadio dei Pini davanti a un'ottima cornice del pubblico va in scena una sfida fondamentale per gli obiettivi delle due contendenti. Da una parte il blasonato Perugia di Camplone, una squadra che non è certamente partita bene nel giro d'andata, ma grazie allo splendido giorno di ritorno si trova a soltanto 2 punti dalla capolista Avellino e oggi i 3 punti diventano fondamentali per cercare di raggiungere la promozione diretta in Serie B. Dall'altra parte il Viareggio di Mister Cuoghi, che ha dimostrato anche domenica scorsa nel ritorno della finale di Lega Pro contro il Latina di potersi giocare con tutti quando riesce ad avere la determinazione e la voglia dimostrata spesso in questa stagione. Per questo motivo quanto seminato quest'anno non può essere una combinazione fortuita e oggi i ragazzi bianconeri vogliono conquistare i 3 punti per dimostrare ancora una volta che la salvezza diretta è meritata in questa stagione. Signore e signori, questa è Spera Viareggio Perugia, valevola per la 28ª giornata di campionato della prima divisione di Lega Pro. Vi leggo le formazioni: il Perugia, Koprivec, Tanci, Liviero, Esposito, Russo, Massoni, Politano, Nicco, Ciofani. Intanto è iniziata la partita. Dettori e Fabigno, allenatore Campione. Il Viareggio in campo con Gazzoli, Crescenzi, Trocar, Pellegrini, Pizza, Martella, Viale, Maltese, Paparelli, Calamai e Magnaghi, allenatore Cuoghi. L'arbitro è Gerzini di Genova, coadiuvato dall'assistente numero 1 Mondin di Treviso e il numero 2 Dalci di Conigliano. Siamo al 6:20 per il momento, nessun tiro nello specchio della porta da entrambe le parti. Parte il pallone che arriva sulla punizione di Politano, bella la girata di Ciofani a cercare in profondità, molto bene Politano, o a destra Politano mette il pallone al test, centro Ciofani di testa, palla alta sopra la traversa al 27esimo del primo tempo, il primo calcio d'angolo per gli Umbri. Palla che arriva in mezzo all'area, Ciofani e il miracolo di Gazzoli, bravissimo sul calcio d'angolo di Politano. Al centro dell'area insieme a Magnaghi, anche Crescenzi, anche Fiale, Maltese, viene battuta la posizione che arriva in mezzo all'area, il colpo di testa di Capitan Fiale, pericoloso, che non riesce a inquadrare la porta. Rimessa laterale, Pellegrini con le mani, ancora a cercare Calamai, ancora su di lui Liviero, Calamai cerca di passare tra gli uomini, cesse, cosa al centro, pericolosa questa azione delle zebre, bravo Calamai, si è liberato bene tra due uomini. A cosa a sinistra, Fabigno mette il pallone al centro dell'area, arriva il pallone a Politano che lo mette giù, ancora Politano, esce coi pugni Gazzoli, Nico può provare la conclusione, il tiro di pochissimo al lato, azione pericolosissima costruita dal Perugia. Si va da Russo, Cangi e Gerzini, fischia la fine del primo tempo. Ai Pini e Spera Viareggio 0 Perugia 0. Ottima partita dei bianconeri per intensità e voglia di lottare su tutti i palloni. È pronto Maltese, 3° minuto del secondo tempo, punizione a destra, Maltese verso la porta, non ci arriva Crescenzi e poi Ciofani mette in angolo Fabigno, Liviero ancora per Fabigno che va quasi in fondo, cross al centro, la palla per Ciofani, c'è il miracolo sulla riga di Martella. Mi sembrava Martella. Sorrento Catanzaro 0-0 e Spera Viareggio Perugia 0-0 sul pallone Dettori, 18esimo, pallone che arriva ancora verso Ciofani e lo tocca, lo spizza di testa, la palla finisce ancora una volta sul fondo verso Benedetti, palla forse di Russo, Magnaghi, Benedetti subito a cercare Calamai, Calamai a destra, affronta Liviero, entra in area Calamai, ancora Calamai, la conclusione e la respinta di Koprivec. Nardo Massoni rimane a bordo campo, Perugia in 10, Pellegrini con le mani, Fiale verso Pellegrini, cross al centro, Pellegrini
Fabinho a battere quest'angolo. Fabinho pronto della bandierina, rossa al centro, la palla arriva in aria, la testa di Nico, se non mi sbaglio, alto sopra la traversa, all'89esimo, 30 secondi alla fine, Trocar con le mani, Moscati, ancora il Perugia, crescenze di testa, Nico, cerca di lanciare Sandrini, si torna da questa parte, da Liviero, bravo Peverelli, bravo Peverelli, 10 secondi alla fine, Liviero, Fabinho, è finita, il Viareggio fa l'impresa, batte il Perugia 1-0, grazie al grandissimo gol di Lorenzo Benedetti, e il Viareggio può ancora giocarsi la salvezza diretta. Questi ragazzi se lo meritavano per tutta la stagione fatta, un Viareggio che ha da poco giocato una finale di Coppa Italia, di Lega Pro, che aveva entusiasmato per tutto il girone d'andata fino a febbraio i propri tifosi, e oggi è tornato il Viareggio, è tornato il Viareggio pur soffrendo con una squadra fortissima come il Perugia, il Viareggio fa sua la partita, il gol nel secondo tempo al 26esimo di Benedetti.